deriva sicuramente dal fatto che tu non mi hai pagato i 150. Allora, se lo Stato veramente deve fare lo Stato, deve accettare questo meccanismo, e il Movimento 5 Stelle l'ha fatto mettere nero su bianco. Gli altri partiti non hanno potuto far altro che anche detto questi territori. Io mi scuso sempre quando vado in tutta Italia, mi scuso di una cosa, di aver dato in tutto il Piemonte soprattutto, ma anche in Italia, di aver questa città purtroppo è nato cotta, e quindi ci troviamo a dover scusarci quando andiamo in giro a dire scusate, ma beh, sono novaresi, ricordateci peraltro, facciamo gorgonzola, facciamo riso, cioè non ricordateci per cotta, vi prego. A un certo momento nasce un problema però, perché la Lega ha sempre detto ah basta, le imprese che delocalizzano vanno all'estero, c'è voluto di nuovo il Movimento 5 Stelle che ha detto sempre durante un emendamento a una legge, se tu delocalizzi, caro imprenditore, nel giro di 3 anni i finanziamenti che hai preso li devi restituire, sono dei cittadini italiani, basta! Allora, di questi pagliacci io ne ho piene le scatole, veramente piene le scatole, io mi trovo con Epifani presidente della commissione attività produttive, capite? Cioè come vivo male, capite? Cioè questa persona oggi è lì che non ha nessuna idea di come si debba fare il presidente di commissione, lo mettiamo in difficoltà in ogni dove. È bastato un anno di Parlamento per essere in grado di prendere in mano un regolamento, leggere una cosa mai vista. Era stato eletto irregolarmente, perché si era presentato con una lista presentata con liste con firme false, i pensionati per cota, poi si è scoperto che anche a sinistra c'era una lista irregolare. Ha pagato la pizza! Si chiamavano pensionati invalidi per presso. Cioè capite, anche sui nomi delle liste ti fregano! Anche sui nomi delle liste! A sinistra c'erano i verdi, a destra i verdi verdi! No scherzo, Non è uno scherzo! E si ripresentano! Cioè capite, dopo la condanna del tribunale, in definitiva in Cassazione, a 2 anni e 6 mesi a Giovine, capolista dei pensionati, il TAR annulla le elezioni a gennaio del 2014, adesso, no, 4 mesi fa, grazie al Movimento 5 Stelle riusciamo ad accorpare le elezioni. Il Movimento 5 Stelle, questo ricordiamocelo, ditelo, che ha fatto una richiesta al TAR che ha detto diteci entro quando il dire le elezioni, e il TAR ha detto subito, entro una settimana, se no commissariamo cotta, e quindi sono stati indetti insieme all'Europa il 25 maggio, e quindi risparmiamo dall'accorpamento 20 milioni di euro, grazie al Movimento 5 Stelle. Questo il candidato del centrodestra ricandida i pensionati, cioè vuol dire che hanno la faccia come il non dite le parolacce, dicono che il centrodestra dice le parolacce, no? Lo sapete, no? Quando, magari a Novara non arrivano lontane le voci di Torino, no? Di chi è Chiamparino? Indebitetto, bravo! Cioè, questo signore rappresenta, con quello che diceva prima Martelli, la continuità. Guardate che il PD ha cambiato solo una lettera, si chiamava PC ed è diventato PD. Non è cambiato nulla, ma non il PC di Berlinguer, è rimasto il PC di Tangentopoli, quello è rimasto. Hanno arrestato Primo Greganti l'altro giorno, il compagno Giro chiamavano. E Lutri, dov'è De Lutri? È De Lutri dall'altra parte. Cioè, Greganti era stato arrestato già 2 volte. E non basta, una volta negli anni 80, la prima Tangentopoli italiana torinese, andata a cercarla, lo scandalo Zampini, cercatela su Google, o come dice Berlusconi, Google. La seconda volta con Tangentopoli, Mani Pulite, ha fatto qualche giorno di carcere, poi ha scritto un libro pure su Mani Pulite, capito? Ci guadagnano pure. Adesso l'hanno ribeccato, il PD aveva la testa del PD, io lo scrivo su Facebook, l'avete letto, probabilmente sulla mia pagina, mi scrivono quelli del PD, ah, non è vero che è del PD, ma come non è vero che è del PD? E poi scopre che aveva fatto la tessera ad insaputa del partito, cioè capite, ma cosa vuol dire? Sono 80 euro, faccio la strada, due settimane! Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Se vedete c'è una foto che sta girando sui social della presentazione di Chiamparino al Carignano, tanto Carignano di Torino, c'è Greganti dietro, in fianco c'è Quagliotti, Quagliotti era l'altro arrestato in Tangentopoli negli anni 90, l'altro, compagno Q, si chiamavano così, no? In gergo.
ed era lì di fianco, adesso sapete dov'è? È nella segreteria regionale. Quindi io vorrei chiedere, se avessi la fortuna o la sfortuna di essere a Roma, avessi Renzi davanti, gli chiederei: Renzi, ma che cavolo di rinnovamento hai fatto qua in Piemonte? Ma in Italia, ma che rinnovamento sei? Se mi ripresenti la gente di 40 anni fa, 40 anni fa! È un mandato! Voi capite che noi abbiamo Chiamparino che è entrato in consiglio comunale nel 75, poi ha fatto il sindacalista della CGL, perché sapete che tra PC e CGL c'è continuità, poi ha fatto il parlamentare di Est 2 anni, dal 94 al 96, poi ha fatto il sindaco di Torino 10 anni. E poi ha fatto il banchiere. È ovvio che se fai 50.000 euro di debiti vengono e ti pignorano anche le mutande verdi di cota. E Equitalia mi ha rovinato! Non sei solo, immagino. Sì. Poi arriva sempre un giornalista più intelligente degli altri. Vedere, mi dice, ma voi che Movimento 5 Stelle siete in particolar modo in Piemonte, quelli del no, che sanno solo dire di no, avete per caso delle proposte programmatiche costruttive? Io volevo dirgli no! No, perché figurati un programma, che cos'è un programma, no? Quindi questi sono, c'è un giornalista che fa una domanda del genere, dovresti eliminarlo dall'ordine dei giornalisti. Gli leggi il programma e mi fai delle domande, no? Come avrete fatto voi, no? Abbiamo il programma qua, ci sono 16 pagine di programma. Quella tra parte sintetica, ovviamente, che quella lunga sono 120 pagine, non so se insomma avete voglia di leggere, in cui trattiamo tutti i temi, partiamo dal lavoro, che è la prima emergenza, come ti dicevo, prima di tutto dobbiamo introdurre il reddito minimo garantito, quindi a Roma non riescono a farlo, lo facciamo noi in regione, a Roma non riescono perché Renzi sta ancora facendo le diapositive, no? Quindi... ma dove trova il Movimento 5 Stelle i soldi? È facile, dai tagli dei costi della politica, togliamo subito i vitalizi, le pensioni che i politici ci assegnano dopo 5 anni di lavoro, 5 anni, non ci va niente, basta volerlo fare, basta essere, guardate, dico solo più questo, basta essere liberi e indipendenti, perché il Movimento 5 Stelle è questo, è libero e indipendente, non prende soldi dalle lobby, non prende soldi dalle aziende che vengono lì, ti danno la mazzetta, perché noi siamo liberi, abbiamo bisogno di voi siete il nostro supporto, voi siete la nostra forza. Abbiamo fatto una campagna elettorale low cost, 40.000 euro in tutto, lo sapete, Chiamparino e Renzi in una sola mattinata a Palazzo Zacchi a Torino hanno speso 40.000 euro offrendo cappuccino e brioche, ma è questo modo di far politica, non è possibile, non è possibile. Quindi io vi dico, che poi ci riprendo e dicono che siamo. Guardate che queste esposizioni mondiali stanno finendo, ci sono le tecnologie, ci sono le tecnologie ma scusa, se vuoi parlare, vieni, ti faccio parlare, te lo giuro, sono contento, vieni di là, vieni. Grande Peppe! Fantastico. Allora. E no, che sono un mito, cazzo, pensavo che fossi un contestatore, sei un ruffiano. Un grande uomo del XX secolo. Grazie. Meriti una statua, Grillo, meriti una statua. Grazie.
C'è il fan alla rovescia, sono quelli che ti gridano e sembra contro, che c'è quelli che abbracciano e ti baciano, non si capisce più un cazzo. Fanno il gioco dei quattro cantoni. Questo cantone, poi c'è Greganti, di nuovo l'ha spiegato prima Dario, c'è Greganti, di nuovo Quagliotti, Greganti, i referenti di Fassino, Fassino il globo, c'è, hanno una città con, che ha il più alto debito d'Italia, avete una regione in Piemonte che è la più alta e il più alto debito d'Italia. Hanno fatto di tutto, comprato voti, le liste falsificate. Qui non c'è più da dire noi facciamo meglio, noi non siamo meglio di nessuno. Teniamoci presente, noi non siamo né più onesti né più degli altri, noi vogliamo solamente cambiare, dare un taglio, basta, abbiamo da liberare le macerie con un caterpillar, va bene? Italiani! Fammi fare un italiano che c'è il TG1, così, così ecco, grillo nazista, cioè all'inizio, ti ricordi i grillini che eravamo noi, te lo ricordi? Ci chiamavano i grillini, l'antipolitica, cioè, qua mi dicono che c'è addirittura Tenese, il povero Tenese che fa informazione, invece di fare informazione, Tenese, ovunque tu sei, dai un po' gli 80.000 euro che devi a quei poveracci che hai messo per la strada con un giornale, dai un po' di soldi, Tenese! Lui ha fatto un giornale, ha licenziato, deve 80.000 persone a 100 precari, quelli che erano a tempo indeterminato li ha lasciati lì, invece quelli precari in mezzo a una strada, 180.000, questo qui è quel signore che va in televisione a dire che cosa, io sono nazista e Casaleggio è Benito Mussolini, è quello. Bravo Tenese! Vai Tenese! No, noi non siamo aggressivi, noi siamo buoni, noi vogliamo bene quel coglione lì, li vogliamo. Longevo quasi del mondo dopo i giapponesi, abbiamo 22 milioni di pensionati della mia età, io ho quasi 70 anni ragazzi, allora ci sono nel 2015, che giovane, era come dire dalla vita anche un bambino, Dell'Utri quello che ha riciclato tutti i soldi della mafia attraverso le pubblicità, la pubblicità diventa Forza Italia, la mente, il grande uomo di cultura, vederlo là in Libano con la canottiera seduto su una sedia così in Libano, ma cazzo, sono uomini questi qui, ma vieni qua, fatti arrestare, fai una bella conferenza stampa, di che hai fatto delle cazzate e liberati, cazzo, liberati da uomo, sono mezzi uomini. Io in casa sono preso per il culo, io qua sono un leader, vado in casa sono una mezza merda, i miei figli mi prendono per il culo tutti, mi passi l'acqua la vuoi dal basso come la democrazia, mi prendono per il culo, se vuoi venire in casa io ti faccio parlare con mia madre, si sente, ma no, c'è proprio uno scambio di qualcosa che non c'è in un partito, forse c'era all'inizio con Bossi e la Lega, non lo so, ma c'è qualcosa, c'è un flusso che ci passa attraverso, allora ecco perché io sono qua. Non l'ho mica fatto per i soldi, se avessi fatto una cosa per i soldi e il potere mi sarei candidato, magari avrei tenuto i 48 milioni, i 42 milioni di rimborso elettorale, avrei fatto il tesoriere di 42 milioni, sono una bella cifra, ma chi ce l'ha fatto fare? A volte dico, ma chi cazzo ce l'ha fatto fare? Loro che devono lavorare a 3.000 euro al mese con la famiglia a Roma, per rendicontare i caffè, gli scontrini, chi gliel'ha fatto fare? Perché non abbiamo fatto come gli altri? Io mi tenevo i soldi, facevamo lo statuto col tesoriere, io facevo il tesoriere, loro prendevano i soldi e andavamo dentro quel sistema e potevamo vivere benissimo ancora per qualche anno, perché se non c'eravamo noi questo sistema durava ancora di più. Ma allora io mi sono messo in gioco, dove cazzo faccio il pensionato? Una cosa pazzesca tutta la vita. Potevo, mi avete fatto vivere benissimo per 42 anni di lavoro, non vi ho preso i soldi dalle tasse senza dirvi niente, legge della domanda e l'offerta, vi ho dato un mio servizio, vi ho fatto ridere, vi ho informato e voi mi avete dato dei soldi con un biglietto, è un rapporto paritario, però mi avete fatto vivere oltre le mie aspettative, bene, e allora dico questo, ma butto la mia carriera nel cesso, ma chi se ne frega, vado lì e faccio qualcosa per gli altri senza averne un riscontro economico. Ed è questo, ed
vedersi entrare delle persone così, dove sono? Delle persone, come avete visto, parlamentari che abbiamo dentro, vederseli lì apparire da un giorno all'altro, in un Parlamento che è lì immobile, che si sono spartiti questi parassiti d'Italia per oltre 30 anni, ecco che vedono una cosa, entra uno e lo guardano in modo strano, perché questo non gira, si aggira. E chi è quello lì? Una persona modificata, un OGM, un modificato geneticamente. Sai, no, è l'onesto. L'onesto che gira. L'onesto curioso, onestà e curiosità è un binomio deflagrante. Uno che va a controllare le leggi. E tutti che lo guardano dicono, hai visto cosa ha fatto? Prima di votare ha controllato cosa votava. Non è mai successo da 40 anni. Andavano sotto shock, perché loro non sanno un cazzo di cosa votano, sono dei frustrati, dei malati di mente, perché tutta la vita a dire, se andate a vedere il patto di stabilità, la legge, la finanziaria, se andate a leggerla, è chiaro, la fanno perché non si capisce, la capiscono in tre, devi dire sì o no, devi dire sì o no, e il comma 5 che modifica il comma 7 della legge 14 che va a modificare la legge 15 del 18, e tutti sì o no in base alle direttive. Invece l'onesto curioso se va a vedere il comma 7 che modifica il comma 5, il comma su della legge 4 e poi vede la presa per il culo finale. E allora gli ha sconvolto l'anno. E allora qual è la grande rivoluzione che stiamo facendo? Perché è una rivoluzione, non ci vogliamo sostituire a un partito politico, non siamo un partito politico, siamo andati lì per aprire il Parlamento, l'abbiamo aperto, non vedete che sono disorientati, devono fare come noi, ci copiano, copia e incolla, fanno il nostro programma, dicono il nostro programma in televisione e poi votano al contrario. Facciamo la rivoluzione mettendo delle persone per bene lì dentro, un onesto si circonda di persone oneste, non serve altro, ma te lo giuro, ho capito questo sano principio di Benedetto Croce, la politica è inserire una persona per bene, non serve altro, perché loro si circondano di persone per bene. La nostra onestà non è un corso di laurea o un diploma specializzato, o lo sai o non lo sai, o ce l'hai dentro o non ce l'hai, o te l'ha insegnato tuo padre e tua madre, o se no è un tic, è come avere un tic. Io non riesco a inculare il mio prossimo così con massima facilità, do dei sentimenti che vedete, ecco perché mi incazzo, ecco perché grido. Grido perché emotivamente sono come te quando non sopporti che gridi, ma è una rabbia buona, non è una rabbia cattiva, voglio tranquillizzare quelli terrorizzati da Berlusconi, è una rabbia buona e questa rabbia ci ha permesso di unire in un sogno 10 milioni di italiani e di andare nelle piazze. Siamo andati a milioni nelle piazze, non a spaccare vetrine o a picchiarci con la polizia, ma andare per banchetti, raccogliere firme, andare a votare ed essere eletti dai cittadini, che è la cosa più bella del mondo. Sta ricompattando il fascismo e il nazismo. L'unico paese dove non è nato ancora una roba forte così è questo, e noi l'abbiamo inventato il fascismo. Se non si è formato è grazie a noi che abbiamo fatto da cuscinetto e abbiamo incanalato le cose violente dentro un movimento di pace. Noi siamo una comunità nata il 4 di ottobre del 2009, il giorno di San Francesco apposta, siamo i primi francescani d'Europa, Papa Bergoglio è venuto dopo. Quindi che cosa è che dovete votare? Dovete votare solo la credibilità. Allora qui siamo a una svolta politica vera, politica. Il 25 di maggio voi fate la più grande scelta politica, o noi o loro, non c'è programma, non ve lo dico neanche il nostro programma, o noi o loro. Allora andiamo lì con 7 punti. Punti precisi. Allora andiamo lì e cominciamo. Fiscal compact, scusate, ci siamo sbagliati. Hanno firmato delle cose in nome e per conto loro, non per nome e per conto nostro. Strappiamo il fiscal compact. Non è che siamo lì a dire 50 miliardi all'anno quando abbiamo dibattuto 6 mesi per l'IMU che è 4 miliardi. Tagliare 50 miliardi o 55 miliardi perché crescita non ce n'è.
non è che abbassano la forbice debito PIL perché cresce. Oggi la produzione industriale tra aprile, marzo e aprile è diminuita dello 0,5%, che in chiave annua 0,5% di produzione industriale in meno vuol dire quasi 800.000 di disoccupati in più. Aerei da bombardamento, si prende questa gente qua, li fa lavorare in progetti straordinari. Crowdfunding, migliaia di giovani oggi in tutta Europa, tranne che da noi italiani. Mi viene, scusa, questo lo faccio per Scalfari, perché così fa un lenzuolo di dicendo mi ricordo qualcuno. E allora, ci sono già 1,5 miliardi, un miliardo e mezzo di oggetti collegati tra loro in rete, 1,5 miliardi. Ogni 2 anni i dati digitalizzati raddoppiano. Abbiamo 4,4 trilioni di megabit, entro il 2010 saranno 45 milioni di megabit, 3 trilioni di megabit. Oggetti già che si collegano al PC. Oggetti con cui dialoghi, oggetti che dialogano tra di loro. C'è la forchetta che se mangi veloce vibra e dice che cazzo fai, poi non digerisce e te la prendi con lui. C'è il frigo collegato col water, il water fa l'analisi di quello che caga e il frigo dice hai visto che caghi male, devi mangiare meno. Ma non vi dico, ora io ve la dico un po' così, ma è vero. Ci sono già, ho visto le scuole nel Nevada, sono andato a vedere le scuole in Arizona, e non hanno più neanche le aule, hanno dei pixel, non hanno pareti, soffitti, sono pixel. Cioè vuol dire che se tu fai una lezione di non so, aeronautica, o fai una lezione di biologia, le pareti si diventano la cellula, tu sei dentro gli scolari, con gli alunni dentro la cellula, sei dentro, vedi tutti i meccanismi. Hanno tutti il Kindle, non hanno più i libri, mille libri in un Kindle, i nostri figli sono degli scemi, hanno degli zaini di 50 kg, sempre gli stessi libri del cazzo ripetuti ogni anno, non si divertono, gli insegnanti creano generazioni di frustrati. Vero. Allora cambia il modo di insegnamento, sta cambiando la lingua, sta cambiando le sinapsi, sta cambiando la cultura tweet, 140 caratteri, i miei figli sono diversi da me, forse è peggio, è meglio, non lo so, ma è già cambiato. Mio figlio gioca con dei giochi con una California in spagnolo, parla 2 lingue contemporaneamente, ma come si fa a non pensare il mondo è loro? Arriveranno così, arriveranno queste cose. Noi siamo ormai indietro, dobbiamo fare un passo indietro, anche se siamo anziani, per i nostri nipoti abbiamo il diritto di liberargli il futuro, anche rischiando una parte della nostra pensione. Cosa abbiamo da perdere, signora? Ce la siamo anche goduta, abbiamo sofferto, per l'amor di Dio, ma ce la siamo goduta un po' la vita. Avevamo una prospettiva, no? Questi qui non c'hanno più niente. E allora ecco perché il lavoro. 256 morti in Turchia per il lavoro, cavare carbone a 1000 metri, il carbone che poi viene qua turco e noi lo mettiamo nelle centrali per farci l'elettricità, questo è il futuro che vogliono queste teste di cazzo, non lo voglio un futuro così, potevo evitarmi, ma non mi viene un termine per definire queste teste di cazzo, non c'è. Mi scuso con i signori e le signore presenti. E allora, è questo il lavoro, morire così, morire di silicosi a 50 anni, dentro un altro forno per fare l'acciaio col carbon coke. È questo, quando ci sono le stampanti che col minerale lì frantumato fanno già le cose con le stampanti, è questo. Il lavoro, sembra che la vita sia il lavoro, dateci lavoro, il lavoro, ho perso il lavoro è il più grande ricatto degli ultimi 100 anni dell'umanità, ma cazzo, il lavoro sì, il lavoro certo, ma non deve essere la tua vita, è tutta la tua vita il lavoro, una parte della tua vita, poi c'hai la famiglia, c'hai gli amici, leggere un libro, c'hai anche la vita dietro al lavoro. Che cos'è? Il lavoro, non è il lavoro! Tanto, c'è tanta gente che è convinta di avere un posto di lavoro, ma non ha un posto di lavoro, ha un posto di reddito. E allora,
deve accettare qualsiasi cosa per avere un reddito e non essere espulso dalla società. È il reddito che ti espelle o ti integra nella società, non il lavoro. Allora sei costretto ad accettare qualsiasi cosa, studi per una cosa ma fai un altro lavoro, sei portato per una cosa ne fai un'altra. Tiriamo su generazioni di frustrati. Allora tanto il lavoro, quel lavoro lì, reddito, quel lavoro lì, finanziamenti, non finanziamenti, per l'amor di Dio bisogna riprendere, garantirsi il lavoro che c'è, garantirsi quello, ma quello che scompare non torna più. Mettiamocelo bene in testa, ce lo dobbiamo reinventare. Allora i posti di lavoro li trovi prendendo il sistema fiscale e fiscalizzando il fossile, il petrolio, il gas del cazzo e togliendo le tasse alle rinnovabili. E allora lo fai in 5, 6, 7 anni, elettrifichi il traffico, elettrifichi tutte le sorgenti, porti l'elettricità, tutto quello che puoi fare, l'energia elettrica entro il 2020, tutta l'energia elettrica si farà con le rinnovabili, entro il 2040 tutta l'energia si fa con le rinnovabili. E allora i posti di lavoro li trovi lì, metti efficienza energetica a tutti gli edifici, il 98% dei nostri edifici perdono energia e un edificio consuma il 30% di energia, butta nell'atmosfera il 30% di CO2 e consuma il 40% di materiale un edificio, e li facciamo alla caccia, investiamo in tecnologia, innovazione dentro un'automobile. Oggi entri in un'automobile, c'è qualsiasi cosa, posteggia da solo, se scorreggia si assorbe la scorreggia, fa qualsiasi cosa. Ma sei in un'automobile che il concetto è del 1898, un motore a scoppio, un radiatore, il 90% dell'energia che ci metti dentro la trasforma in calore, non in movimento. Ci spendi 3.600 ore della tua vita, 3 mesi, per comprarla, manutenzione, portare al meccanico, pagarla, 3 mesi della tua vita per stare immobile dentro il traffico, in una cazzo di macchina, ci mettiamo tutta la tecnologia meravigliosa e le case le facciamo ancora con la tecnologia di 50 anni fa. Facciamo i gabinetti bassi, non ci mettiamo dentro tecnologie straordinarie. E allora mettere in efficienza energetica lo puoi fare con la gente dentro, senza neanche far uscire la gente. Quello è il nostro comune. Fai il comune, perfetto. Allora, può spendere dei soldi in comune e ti mette in effetto, oppure lo fai tu, se hai i soldi io ti detasso per i lavori che fai, metti un cappotto esterno, fai i doppi vetri e metti magari un cogeneratore olio di colza, spendi un po' di soldi, ma quando tu riduci l'efficienza energetica, passi da 400 kW a 4 kW di metro quadro anno di consumo, da 400 a 4, il tuo immobile acquista il 10% di valore in più, e allora lo recuperi. E lo puoi fare, allora i posti di lavoro arrivano lì, allora idraulici, piccole imprese, falegname, quelli che fanno i vetri, quelli che fanno i cogeneratori, quelli che fanno i pannelli, metti giù magari una pompa di calore, vai giù, tira su il geotermico, metti i pannelli, guadagni anche dei soldi, avanzi dei kilowatt, lo dai al tuo vicino, perché la distribuzione dell'energia deve essere in mano pubblica dei comuni, non lasciarla alle multinazionali del cazzo, perché guardate! E qui il passaggio epocale è questo, passare da un'energia a un'altra, da un tipo, dal fossile alle rinnovabili, è civiltà, e non è politica, è civiltà, è un'altra civiltà che ci aspetta, ma è bellissimo che ci aspetti un'altra civiltà, altri lavori. Allora può contare di una forza politica in Parlamento che li appoggi, e cazzo! Dove troviamo i soldi? Rimborso elettorale. Togliamo i finanziamenti ai giornali, se li sono di nuovo aumentati da 140 milioni nel 2013, 2014, 190 milioni, di 50 milioni, i giornali che ci prendono per il culo, l'Unità 4 milioni, il Foglio 2 milioni, il Giornale 6 milioni, il Sole 24 Ore 19 milioni, il Gruppo Espresso 17 milioni, con i nostri soldi, vaffanculo, se vuoi fare un giornale lo metti sul mercato e te lo finanzia chi ti legge, se no chiudi e vai a fare il culo. Conflitto di interessi, è anni che parliamo di conflitto di interessi, non puoi fare l'editore se sei uno della Confindustria, la Confindustria nel mondo, non esiste una Confindustria che abbia un giornale e una radio, non esiste, o gli editori diventano puri o se no non possono fare gli editori, non che sei una società di automobili e c'hai due giornali, sei un consorzio di banche
e hai il Corriere della Sera. È chiaro che un giornalista non può fare un editoriale profondo su una banca se è il suo editore. Lo capisco, non è che i bambini, gli editori puri, puoi avere il 10% della proprietà, il 10% della raccolta pubblicitaria e il resto c'è tanto diffuso. La RAI dobbiamo riformarla subito. Ero io che andavo per le piazze a dire che era fallita la Parma due anni prima, e se l'avessero detto 5 minuti in televisione, 5 minuti, avrebbero risparmiato la defaillance di 30.000 famiglie. Sono io che sono andato alla Telecom a dire di tutto a Tronchetti Provera, che è scappato con 12 milioni di euro lasciando un cadavere. Sono andato io. Sei avanti! Abbiamo una peste rossa che ha impestato tutto il paese, una peste rossa che con una cinquantina di variazioni di grigio topo, sono da tutte le parti, Coop Rosso e Monte dei Paschi, si sono divisi il paese, sono andato al Monte dei Paschi, la prima banca, forse la più vecchia banca del mondo, 22 miliardi nel 2005 valeva, oggi vale 2 miliardi e mezzo, le azioni 5 euro, oggi sono a 20 centesimi, vuol dire che i loro dipendenti gli hanno venduto il TFR, hanno investito il TFR in azioni da 5 e adesso valgono niente. I loro azionisti piccoli li hanno disintegrati tutti. Sono andato due volte a parlare in faccia a Profumo. Profumo era l'Unicredit, ha lasciato l'Unicredit con 13 miliardi di debiti e per beneficiarlo di questa sua azione meravigliosa se n'è andato con 40 milioni di euro di bonus ed era lì dentro col sorrisino e lui ha fatto tutto il resoconto perché non ci vuole, leggeva un bilancio con questi azionisti ormai che sono lì che dico speriamo di recuperare qualcosa, un bilancio completamente finto dove vai a vedere ci sono pronti controterzi a 20 anni, ci sono i derivati, ci sono agio taggio, cioè è completamente finto il bilancio, non lo leggono neanche, non lo stanno neanche a sentire, è una farsa il CDA che dice il bilancio davanti agli azionisti. Primo, noi abbiamo fatto questa legge copiata dagli svizzeri, un dirigente pubblico, parapubblico o quotato in borsa, un dirigente, un amministratore delegato non può guadagnare più di 12 volte il suo impiegato, Profumo guadagna 1250 volte il suo impiegato, la forbice è 1,12, 2, per le quotazioni in borsa, la società quotata in borsa, gli azionisti decidono il CDA, chi è? L'amministratore delegato lo decidono gli azionisti da casa, con un clic decidono se confermarlo, mandarlo a casa o dargli un bonus normale se ha fatto bene il suo lavoro. Cominciamo a fare queste cose, conflitto di interessi, cazzo. La RAI, via i partiti dalle RAI, via i partiti immediatamente, via la pubblicità della RAI, vivi di canone o no, ma deve riformarsi. Invece Lebettino va in televisione a dire che anche loro devono fare i sacrifici perché la RAI dovrebbe vendersi per 250 milioni. Rai Way, sapete cosa sono? Sono il segnale, i tralicci, il segnale, vendersi il segnale a un fondo americano, in modo che se il fondo americano decide di spendere, ti spegne l'informazione nel paese. Questi sono coglioni a dire queste robe qua. La Rai deve fare una riforma strutturale a 13.000 dipendenti che costano 1,7 miliardi e da fuori, da fare la società fuori del figlio, del cognato, della sorella. 1 miliardo di euro a 5 società. Fico, che è il presidente della vigilanza, ha chiesto i nomi dei 5 società che gestiscono fuori 1 miliardo di euro del popolo italiano. Non gli hanno neanche risposto questi pezzi di merda, neanche i nomi li sappiamo. Abbiamo centinaia di dirigenti a 200.000 euro l'anno che non sappiamo chi sono, facevano regali di 750.000 euro a Comunione e Liberazione per il loro meeting a Rimini, facevano regali da mezzo 500.000 euro in regali orologi, Faccio non è un giornalista, questi qui non sono giornalisti, sono pacchetti, portano i loro autori, i loro registi, il loro ufficio stampa e la gente paga. Faccio ha fatto con Endemol, lavorava per Endemol, sulla Rai 3, per Endemol, per anni, Endemol di Berlusconi, lui prendeva i soldi a Berlusconi e lui faceva la trasmissione su Rai 3, pagato da noi. Ma vi rendete conto che cos'è il marciume di questo paese? Gli operai, gli impiegati, parteciperanno
al piano industriale, economico e finanziario dell'azienda, no, senza intermediazioni del cazzo, basta, basta con questa gente che diventano partiti politici, come negli Stati Uniti, in Germania, gli operai partecipano agli utili insieme al proprietario dell'azienda, perché è sempre un'equipe, è sempre insieme agli lavoratori che si fa il lavoro, non c'è una mente, gli altri sono pezzi di merda, hai capito? Allora, si fa così! Bene signori, non troveremo i soldi, metteremo un tetto alle pensioni, abbiamo già fatto la proposta, ce la bocciano, destra e sinistra, mettere un tetto massimo alle pensioni di 5.000 euro lordi, sono 17 miliardi, 100.000 persone ci costano 17 miliardi e sono quelli, 100.000, che prendono pensione da 5.000 a 90.000, mettiamo un tetto a 5.000 che è una bella pensione e recuperiamo 11 miliardi e portiamo i minimi a 800-900, non ho i soldi, togliamo un po' di soldi, andiamo via dall'Afghanistan, no, cosa ci facciamo lì? Facciamo i beati costruttori di pace con gli F-35, cazzo, poi ci lamentiamo che vengono i barconi e ci commuoviamo che annegano le persone che arrivano dalla Libia, però non ci siamo fatti scrupolo di andare a bombardare la Libia con i nostri caccia, non ci facciamo scrupolo di quelle cose lì, è questo che mi fa impazzire. Bene signori, noi abbiamo finito, ora adesso dobbiamo fare questa cosa qua, 25 regione ce la prendiamo, facciamo una cura di vitamine a Mono, perché se no si trasforma in fascino anche lui, comincia ad avere dei globuli anche te deficitari, ci prendiamo la regione, dobbiamo togliere le macerie, spazzarle via e cominciare a ricostruire questo paese con delle persone per bene, guardate è molto semplice. Adesso il 25 o noi o loro, il 25 oh, vi do questa notizia, abbiamo fatto dei sondaggi, dal PD e PDL abbiamo fatto anche noi i nostri sondaggi e c'è una novità, dai nostri sondaggi risulta che noi siamo al 94%, è un po' poco perché quel 6% non lo convince. Noi abbiamo già vinto, abbiamo già vinto, ecco perché no, sono diventati pazzi, siamo 3 punti più del PD, lo sanno anche loro, e non riescono a fare, e lui prende qua, va nelle piazze, fa, non ce la faranno più, non ce la faranno più, vinciamo noi! Tu andare da quella parte poi a recuperarvi una mela dalle cassette di mele che ci sono lì, perché... come dice il medico, una mela al giorno toglie il PD di torno. Poi, ovviamente donazioni se volete lasciare, là ci sono gli oggetti del gadget, potete lasciare una donazione. Ora, per le regionali si vota mettendo su tutti e due i simboli la croce, quindi vi ricordo su tutti e due i simboli sulla scheda verde la croce e poi potete scrivere uno dei seguenti tre nomi, grazie. Buonasera a tutti, sono Cristina Macarro, sono un ingegnere, ho 40 anni e sono mamma di 4 bambini. Peppe! Altro che oggettini di plastica! Mi guarda con le palle! Ovviamente sono un ingegnere, quindi mi occuperò nella commissione ambiente e cercheremo di fare lo stop al consumo del territorio, perché come hanno detto in tanti è una delle piaghe di questo paese e anche di questa regione. Qua a Novara abbiamo 1 milione di metri quadri di territorio da agricolo che vogliono trasformare in industriale. Credo che sia tanto, troppo. Inutile! È inutile soprattutto. Vi passo la parola a Giampaolo. Ciao a tutti, sono Giampaolo Andrissi, ho 48 anni, sono un biologo, da oltre 30 anni lotto contro superstrade inutili, speculazioni varie. In particolar modo in provincia di Novara ho lottato contro la realizzazione di un inceneritore che il centro-sinistra nel 2009 aveva presentato come opera inevitabile a tutti gli amministratori e... Vai. E
abbiamo presentato anche qua al sindaco di Novara, Ballarè, del PD, la proposta di realizzare un impianto di riciclo totale delle plastiche, ma in 10 secondi l'ha scartata perché lui ovviamente preferisce consumare il territorio, come diceva Cristina. Pensate a quello che ha fatto Chiamparino a Torino, ha speso 500 milioni per realizzare un inceneritore che provoca emissioni di sostanze cancerogene e crea disoccupazione, perché sappiamo che investendo nel riciclaggio si ha un ritorno di occupazione 10 volte superiore, oltre a un recupero energetico 10 volte superiore. Ecco, tutte queste cose abbiamo cercato di portarle avanti. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Donato Lena, sono un piccolo imprenditore artigiano di San Maurizio d'Opaglio. Chiunque ha una partita IVA in questa piazza sa che la nostra situazione non è difficile, è drammatica. Stanno chiudendo, dati dal CGA di Mestre, due imprese all'ora per fallimento. Sono 50 al giorno, sono 7.000 dall'inizio dell'anno. Non possiamo andare avanti così. Il nostro programma regionale è centrato sul lavoro. Lo potete trovare ai nostri banchetti: meno burocrazia e tutela del Made in Italy e sopra anche del Made in Piemonte, per poter rilanciare le nostre aziende agricole, le nostre rubetterie e il nostro tessile. Grazie. Buonasera a tutti, sono Alessandra Viola, sono candidata al Parlamento Europeo. Siete meravigliosi. Politiche, ho lavorato in un consolato generale all'estero, attualmente lavoro in uno studio legale a Milano. Voglio dirvi una cosa, mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle per un motivo principale. Per troppo tempo hanno cercato di convincerci che noi cittadini non eravamo all'altezza, che le istituzioni appartengono solo ad una classe di privilegiati, ad un'elite, la cosiddetta casta. Il Movimento 5 Stelle ha provato esattamente il contrario. Francesco Attedemo, 34 anni, sono un ingegnere informatico migrante. Sono partito dalla Puglia quando avevo appena 20 anni per venire qui in Piemonte a studiare. Pensavo un giorno di poter tornare indietro, invece sono dovuto andare avanti. Adesso vivo in Belgio, nel nord dell'Europa, e purtroppo guardo indietro l'Italia e sono dispiaciuto, perché con il fiscal compact ci hanno bruciato il futuro. I prossimi 20 anni dovremo pagare solo debiti. Ed è per questo che sono tornato perché voglio sbattere i pugni sul tavolo e dire basta. Quindi aiutateci, grazie. Buonasera a tutti, sono Fabrizio Bertellino, sono originario di Ballangero, Torino, ma abito a Casale Monferrato. 46 anni, ho una laurea in ingegneria aerospaziale, sono un tecnico e voglio andare in Europa a combattere i tecnici, ma quelli delle banche, quelli che sono tre anni che ci dicono che i governi devono essere fatti da tecnici, quindi esperti, e che solo i tecnici hanno le soluzioni giuste. E io vi dico, questa è una balla assoluta. Il Movimento 5 Stelle, la politica l'ha riportata nel posto giusto, nelle nostre mani, nelle mani dei cittadini. E quindi andremo in Europa, uno di noi, non importa chi, andrà in Europa armati fino ai denti, armati dei nostri valori, armati della nostra onestà, della nostra competenza, quello che sappiamo e quello che dobbiamo imparare, della nostra trasparenza, e cambieremo l'Europa per cambiare l'Italia. L'ha detto Beppe, abbiamo già vinto! Si sono dimenticati solo di dire come si vota. Come si vota? Le regionali la scheda sarà verde, verde come le mutande di Cota. Invece in Europa sarà grigia, e lì avrete possibilità di dare tre preferenze, e dovete dare tre preferenze di cui la terza almeno deve essere di genere. Quindi potete fare o due uomini e una donna, o due donne e un uomo. Ricordatevelo, quindi, oltre alla croce sul simbolo, e vinciamo noi. Volevo dirvi una cosa, noi portiamo lì il fiscal comp, portiamo lì gli euro bond, portiamo lì che i nostri finanziamenti devono arrivare e rimanere qua in Italia, la nostra agricoltura, pesca, allevamento, togliamo il 3% e togliamo il pareggio in bilancio in Costituzione. Se non accetteranno tutte queste cose, noi abbiamo già pronto un referendum, lo lanciamo lo stesso e diremo agli italiani se decideranno loro se uscire o no dall'euro. Io vi abbraccio e... diciamo, adesso fate finta di niente, spargetevi, non dite che siete stati qua, se vi chiedono dove eravate ieri, non lo so, andate, spargete il verbo e non dite niente a nessuno. Il 25 non avete una birra.
avete una bomba atomica. Ciao a tutti. Un paese di poeti e viaggiatori che scrivono la storia non curando i propri errori. Leggiamo di suicidi ed ingiustizie sui giornali, pensando che lo Stato non ci lascerà mai soli. Sogniamo ad occhi aperti di vincere milioni, buttiamo tutti i soldi come poveri coglioni. Ma forse non capiamo che per guadagnare bisogna solamente lavorare. L'Italia è una repubblica e si vive male, eppure fatta a forma di stivale. Abbiamo dei politici che vivono bene, andando solo dove gli conviene. E poi c'è la mafia, c'è la mafia. Sognatori in una terra splendida immersa nei colori. Per questo mondo strano cerchiamo di ambientarci, ma dopo andiamo tutti a confessarci. Viviamo per il gossip e per la nazionale, se vince poi i mondiali andiamo a festeggiare. Di Totti e di Del Piero possiamo innamorarci, non stando attenti a chi vuole incularci. L'Italia è una repubblica e si vive male, è libera per chi vuole sognare. L'Italia è una repubblica e si vive bene, lavori solamente se conviene. E poi c'è una tassa. L'Italia è una repubblica e si vive male, siamo pronti tutti quanti ad emigrare. L'Italia è una repubblica e si vive bene, emigro solamente se conviene.